Sono Isaac. E dato che sono un pirla e non ho registrato la partita in cui ho finito completamente il gioco battendo il boss segreto, ora devo rifarlo. Anzi, ho un'idea migliore. Oggi vi porto l'Eggplant Run. Esatto, Teschio. Proprio l'Eggplant Run. Dato che ho scoperto che l'Eggplant Run è più facile rispetto a Spelunky 1, perché su Spelunky 1 devi essere per forza in coop, perché a un certo punto devi portare due oggetti e non puoi portarli su Spelunky perché abbiamo due mani ma ne possiamo usare soltanto una. Però su Spelunky 2 c'è un personaggio molto utile che è una specie di blob che ti permette di trasportare gli oggetti tra i livelli senza doverli portare a mano. E quindi ho pensato, grande, sei un genio, ma tantissimo, guardalo. Si diverte a prenderlo. E allora ho pensato, e se prendessimo l'Eggplant e la portassimo fino ad Olmec, dove appare per la prima volta questo personaggio, e poi droppiamo l'Eggplant al personaggio e andiamo avanti noi a fare tutto quello che dobbiamo fare con Excalibur, eccetera, eccetera, potremmo portare l'Eggplant fino alla fine del gioco. Quindi, obiettivo, prima di tutto trovare l'Eggplant. Impossibile. Ah! So che al secondo livello c'è al 100% un negozio, quindi speriamo che la probabilità che appaia un regalo sia 100%. Sì, c'è un regalo! C'è un regalo! E ci sono anche le bombe, interessante. Allora, vediamo, posso prendere un regalo? Dovrebbe... No, costa 8.000 un regalo. Oh mio Dio, per 100! Scusa, è un tic che ho quando sono nervoso. Datemi 100, please. Grazie. Qualsiasi cosa sia successa lì. Allora, uno... E una 2, non voglio far arrabbiare i mercanti, è una rottura in più. Dovrebbe esserci una specie di tavolo degli altari sicuro al terzo livello di questo mondo. Ok, e là. Ma che fatica! Non si può portare la scatola tra livelli. Ok. Non riusciremo mai a fare l'Eggplant. Cioè, devo trovare un livello che c'ha la cassa e il tavolo degli altari contemporaneamente. Praticamente impossibile. Beh, almeno possiamo continuare a resettare finché non troviamo quel livello. Tanto è 1-2. E... bello. Reset. Così imparo a finire il primo livello di questo mondo più velocemente possibile. Dato che faccio schifo su sto caspita di mondo. E... bello. E pensate che oltre a quello devo anche trovare un tavolo degli altari a livello 2. Poi magari c'è il trucco della vita che se capovolgi la cassa quando la trovi appare un tavolo degli altari. Non è in basso quello che so. E so che su 1-2 c'è un livello 100%. Salve. A proposito, quelle figure lì sono praticamente le icone dei youtuber che portano Spelunky. Americani. Dovevo esserci anch'io lì, Derek. Perché non ci sono? Mi aggiungo io. Che cosa ho fatto? Beh, per fortuna era quel... Sì, vabbè, ma chi l'ha visto? Per fortuna non ha colpito lui. Non c'è la cassa. Niente cassa. Cassa. Tavolo degli altari. Dimmi che c'è un tavolo degli altari qui vicino. Please, un tavolo degli altari. Uno solo. Oh, non c'è. Ora so come si sente uno speedrunner di Minecraft. Beh, questo me lo porto via, ciao. Ok, sapete una cosa? Sì. Andiamo di partita col Sid. Speriamo che funzioni. Non uccidetemi, L'avete visto anche voi. Non posso perdere tutto il pomeriggio per cercare un Sid decente. Non è una questione di bravura. Non devo essere bravo. Devo essere bravo a trovare l'Eggplant. No, l'Eggplant è solo fortuna. E quindi io non ho tutto il pomeriggio per poter registrare tentativi su tentativi. Devo per forza scegliere un Sid dove c'è effettivamente un Eggplant. Poi il resto lo faccio da solo. Il resto è tutta mia bravura. Quindi se non ci arrivo sarà solamente colpa mia. Ma non voglio non arrivarci perché il gioco non vuole. E anche perché se continuo a registrare senza trovare un Eggplant rischio di non fare video oggi. Oh, guarda un altare. Oh, guarda un regalo. Sono stato bravo a trovare queste cose, eh. Sì, sono stato bravissimo. È tutta skill questa. Grazie. Ora arriva la parte peggiore. Arrivare con sto coso fino al boss finale segreto. Beh, se non è una bella partita questa. No! Ok,
siamo arrivati a Vulcana. Bel Sid. Grandissimo Sid. Mi sa che sarà faticoso. Trivella già qua. Speriamo non ci sia lava su sto Sid. Non voglio lava sotto la trivella, please. Ok, non ce n'è molta. Ok, non ce n'è molta. Giù. Di qua. Oh, crap. No, aspetta. Sì. Ok, tu sta qua. Non ti distruggere, ok? Guardate, sembra un road movie adesso con quella palma che devo portare in giro. Almeno adesso posso stare tranquillo, cioè... Non mi esplode la run appena mi colpiscono, almeno. E io ho anche un sacco di bombe. Ottimo. Mi ha sparato la corona verso di me. Grazie mille, leviamoci. Perfetto, abbiamo altri due livelli. Poi ti posso lasciare andare. Cerchiamo di non essere colpiti qui. No. Ehi, wait. Posso moltiplicare la mela? Ah, non è qua che si prende la pistola moltiplicatrice. Dopo. Sì, che caspita. Scusate, un po' più calma. Le Olmec. Ci siamo. Ora possiamo depositare la melanzana. Ora possiamo mettere l'eggplant qui. Salve signore, non l'ho mai usata, non ho mai usato i suoi servizi, però si prenda cura di sta roba qua. Io la odio, veramente. Almeno non esplode. Ok, ci sentiamo dopo, ok? Alla fine del gioco, dopo. Ora, Olmec skip. Ok. Ha! Bentista schifoso, luridos, derby. E questa cosa me l'avete insegnata in live. Ed è genialissima, perché mi fa perdere meno tempo. Addio Olmec, ci vediamo la prossima volta. E ora dobbiamo fare tutta la parte con Excalibur, sacrificarci al terzo livello, eccetera, eccetera. Salve Excalibur, lei mi serve. E ora, i morti non riposano? Cos'è? Com'è che metto un seed personalizzato e il mondo diventa una cosa completamente opposta rispetto a come di solito? Occhio giù. Ok, spero di non aver colpito nessuno. Sto implodendo. È già tantissimo dove sono arrivato io. Oh oh. Ok. Ora, ridammi sti oggettini qua, grazie. E leviamoci da questo posto. Voglio andare nell'abzu, punto. Ok, eccoci qua. Non voglio perdere molte vite, perché sennò è un casino. E... Ok, buona, tavoletta. Dopo la guardiamo, Devo semplicemente uscire da questo posto. Siamo a 4-4, questo vuol dire che siamo già alle cave di ghiaccio. Perfetto. No, non mi conviene. E c'è ancora questo tavolo con la roba che devo capire cosa serve. Devo pensare a cosa fare nei prossimi video, quindi... Probabilmente vorrei provare a scoprire cosa fa questo tavolo e magari cercare di capire gli altri misteri di questo gioco. Come ad esempio, su Madame c'è una specie di entrata che non dà niente, perché c'è un biglietto che dice: ah, sei arrivato in ritardo. E tu, ah, sei nabbo. Oppure l'uscita che sta qua sotto. Comunque, Yeti, ho bisogno di qualche oggetto che mi danno gli Yeti. Ehi, guarda, c'è la... Wait! Scusi, posso prenderla un attimo? Grazie mille. Gratis, scusi. Oh, gentilissimo. Che succede se metto l'eggplant su quella cosa viola? Effettivamente è viola come l'eggplant. Oh mio Dio! Finalmente sappiamo a che serve! Cosa c'è qua dentro? Cosa? Oh mio Dio! Che caspita sei te? Aspetta. Baby melanzana, ma sei più grande della melanzana di prima. È stata separata dalla madre e le manca tantissimo. L'incarnazione della curiosità e il potenziale creativo. Aspetta, non dirmi che devo sacrificare questo nell'altare che sta nella città sommersa. Aspetta, ma please, non dirmi che... Ok, sembra che possa portarlo. Non si leva come i Pruitz. Il problema è che questa cosa qua non ci arriverà mai. Non ci arriverà mai questa cosa fino al livello 5-1. Morirà prima. È più difficile che portare l'eggplant. No, non posso lasciarla dal tizio perché si muove. Oh mio Dio, devo portarla a mano. È un disastro. Devo portarla a mano per altri 3 livelli. E questa uscita che cosa sa? Ah, lo scopriremo nel prossimo episodio. Oh mio Dio, è un disastro.
No, fermo. Ecco però perché... Ok, è fattibile allora. È fattibile. Non è come sull'originale che dovevamo per forza essere in multiplayer. Qua abbiamo un personaggio. Ok, un livello su 3 è fatto. Che disastro sta succedendo. Oh mio Dio. Devo trovare... Puoi rimanere qua, non mi segue questo. Ok, si addormenta. Oh, grazie Derek per aver reso questa intelligenza artificiale decente. Un servitore spezzato di giada, marchiato con un simbolo raffigurante un vortice. Spezzate di giada. È quello? Ok, sembra quello. Salve Eggplant, andiamo. Eh sì, vedete? Questa cosa su Spelunky 1 non sarebbe successa perché dovevamo portare un bastone e non potevamo portarlo insieme all'Eggplant. Non ti muovere. No. Vieni qua. Che fai? C'è un laser lì. Laserone. Allora, qui lì. Ok. Abbiamo vita. 12 di vita. Non porto quella roba là, non mi conviene. Sarei tentato di scendere con le bombe, ma devo andare di qua per forza. E spero di non beccarmi niente di ultra esplosivo che mi ammazza in un colpo solo. Punto. Dicevo. Ci vediamo tra mezz'ora. Wait! Ma il seed è lo stesso, quindi anche il servitore che devo prendere è lo stesso. Quindi è sempre Giara spezzato col vortice. Quindi non devo fare tutta la strada. Oh mio Dio, aspetta, wait. Lo so, è barare, ma io voglio vedere cosa c'è dietro quella porta. E poi vi sfido a fare tutto senza usare le scorciatoie di Spelunky. Cioè, sono lì per un motivo, no? E in ogni caso sono le caspita di 4. Io non riesco a finire il video se vado avanti così. Sì, sì, yes. No, no, vieni qua, vieni qua. Che fai? Le. Ok, siamo al boss. Ora. Non mi interessa. Tu, no, fermo, vieni qua. Ok, tecnicamente ora devo portare la roba fino a 5-1, no? Quindi è qua sopra. Il problema sono la melanzana e Quilin che hanno pochissima vita. Ma se... Ok, Quilin rimani là. Andiamo, vieni con me. E porta anche la giara della fortuna, vai. Sì, ci siamo tutti e due. Buona, siamo 5-1. Ora devo semplicemente trovare l'ingresso dove c'è l'altare in cui devo sacrificare la melanzana. Eccoci. Allora, melanzana, fermo un attimo. Ok, andiamo. Dovrebbe essere qui al piano terra, spero. Dove stai andando? Ciccio? Torna qua. Cavolo, l'ultima volta l'avevo... Eccola là. È qua. Ok, devo trovare un modo per arrivare di là. Sarà un po' un casino. Un pezzo. Ho sempre avuto paura di sti cosi perché possono one-shottarti se ti trovi dentro quando ricrescono. Ok, vediamo un po'. No? Scusi. Ok. No? Oh mio Dio. Magari qua? Sì! Sulle braccia, sì! Ok. Nuova cosa. Oh mio Dio. È il mondo delle melanzane? Cos'è questo? Mondo delle melanzane! Un tempo era il palazzo di un tiranno molto potente, eh? Ora è invaso da melanzane pacifiche. Wait, non dirmi... Tiranno potente, non dirmi che è Yama. Ok. Non facciamoci ingannare da... Oh mio Dio, un Maxi Yama! Oh mio Dio, un cane Yama! Non facciamoci ingannare dalla musica e tutto quanto. Questo posto è maligno. Stiamo attenti. Oh wow! Cos'è? Un tempo fu un feroce mastino infernale. Ora un cucciolo giocoso. Siamo sicuri che sia giocoso? Sai, non mi fido. Non mi fido mai nella vita. I servitori più fedeli del re degli inferi continuano a seguire gli ordini. E Yama. C'è Yama qua. C'è Yama. Attenzione. Ok, è acqua. È acqua, non è niente di speciale. Ma che... Mi ricorda tanto quel mob di Rayman 1. Quello che non si capisce che caspita sia. Sembra molto tranquillo al momento questo posto. Quanto è alto sto... Oh mio Dio, eccolo. È Yama. Yama? Ma... Yama?
Prima o poi ogni re e regina perde la corona. L'abbiamo trovato! Oddio! No! Re Melanzana! Era un re molto potente finché un'esploratrice coraggiosa non l'ha umiliato. Alcuni dicono che ora sia addirittura più potente di prima. E Yama quando l'abbiamo... Cioè, oddio, noi non l'abbiamo fatto, però il 90% degli altri... Che caspita è Bag? Gli altri giocatori l'hanno trasformato in una melanzana in Spelunky 1 ed è diventato così. Oh mio Dio, bellissimo! Adoro come... Questa zona è praticamente diventata pacifica. Oh mio Dio, ma no... No, non mi fanno veramente niente! Oh mio Dio, questa è la zona più... carina e semplice di Spelunky. Non ci credo, non mi fanno niente. E non vorrei provare ad ucciderlo. Alcuni dicono che se potete... Noi accontentiamoci di seguire il finale così. Vai, finito. 7-2. No, non è vero, continua. Shit. Fuori, fuori, fuori. Ora, fuori. Dammi colla. Ok, va bene, grazie gioco. Ok, eccoci. Eccoci. Si stanno colpendo da soli. Fantastico. Una testa è andata. Cavolo. Ok. No. Ok, respawno qui. Ok. Sì. 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 Non mi importa che fosse una run seedata, io volevo semplicemente vedere cosa c'era dietro la porta con la melanzana. Però abbiamo approfittato e abbiamo anche finito Spelunky 2 per la prima volta su YouTube col finale segreto. Yeah. Salve. Sei un po'... Ti vedo male, padre. Yes. 318.000 con tanti animali. Va bene, Sanicu praticamente. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo incontrato Yama. Potevo provare a batterlo. Magari la prossima volta possiamo provare a batterlo e vedere cosa succede. Di sicuro mi massacrerà tantissimo perché ho con l'impressione che sia uno di quelli che sembra debole ma in realtà è OP. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video. Nel prossimo episodio vedremo cosa fare. Probabilmente proverò a sbloccare tutti gli altri segreti che al momento non ho idea di come sbloccare. Devo capire che serve l'arco, a quello soprattutto. E niente, noi ci sentiamo al prossimo video. Arrivederci.